Eugenio Fascetti qui a Santa Maria Monte alla presentazione del libro di Romano Fogli, con cui ha condiviso alcune stagioni al Bologna. No, anche prima, perché io ero a Bologna, io ero al Pisa, lui era già al Torino, andammo insieme in Nazionale in Ungheria, Nazionale Juniores in Ungheria, quindi ho conosciuto Fogli nel 55-56. Poi siamo stati due anni insieme al Bologna e poi ci siamo persi per strada, però c'è sempre rimasto un bellissimo rapporto. Fogli starebbe bene nel centrocampo di parecchie squadre adesso? No, io mi ricordo il centrocampo del Bologna era Fogli, Bulgarelli e Haller, probabilmente direbbero che non contrastano. Però insomma poi alla fine andrebbero bene lo stesso. No, parlano di catenaccio, il Bologna aveva libero Janic, ma lo stop era Tumbrus che era un ex mediano e poi a metà campo c'era questi tre che non erano male. E poi c'era Pascuti alla sinistra, Nielsen centravanti e Perani alla destra. Auguri. Il Bologna di adesso è un po' diverso. Il Bologna se non si rinforzerà penso che farà fatica a salvarsi. Anche con destro? Dico un giocatore solo vai poco lontano. Secondo me il Bologna, non so che politica vanno a fare, ma con questa squadra si può anche retrocedere. Con una proprietà così forte c'era da aspettarsi qualche colpo diverso. Probabilmente Corvino, siccome non è il primo venuto, aspetta, butta l'amo e poi qualcuno a bocca, le regaleranno i giocatori. Per quanto riguarda il campionato che sta per iniziare, non cambiano le sue valutazioni, Juventus potrebbe avere qualche difficoltà in più, però sempre la favorita? Dovrebbe essere, insomma, non credo che il Milan e l'Inter arriveranno a 40 punti come l'anno scorso. La Roma mi sembra rinforzata, il Napoli mi auguro che faccia bene perché sono tifoso del Napoli ora. Ma no, per Sarri. Finalmente un allenatore che è al posto giusto dopo aver fatto una carriera da marciapiede, io la chiamo da marciapiede, non paracadutato. La Fiorentina ancora non so, poi. Però ripeto, probabilmente farà un po' più di fatica, ma alla lunga purtroppo vincerà la Juventus anche quest'anno. Dzeko, Salah sono due giocatori destinati a scardinare parecchie difese avversarie. Ma io sono sempre del parere che l'anno scorso la Juve, se vai a vedere, ha preso 30 gol in meno del Napoli, una ventina in meno della Fiorentina e quando non prende gol si vince, alla fine vince. E la Roma mi sembra fortissima davanti ma dietro. E poi secondo me c'è anche il problema Totti. Come si risolve? Lì bisogna avere, cioè se Totti accetterà anche la panchina tranquillamente si risolverà bene, altrimenti caos. Deve essere bravo allenatore, si vedrà le doti dell'allenatore. Bravo anche Totti a capire che non può giocare sempre, certe partite può anche fare l'ultima mezz'ora fresco, può anche risolverle. Vediamo come fu scelta Fini. Se no fare come la Juve che a un certo punto ha mandato via Del Piero, era una bandiera come Totti. La Roma è andata a cercare un altro difensore dopo aver venduto per 25 milioni i Romagnoli, allora poteva tenersi i Romagnoli? Ma sai, considera che la Roma con due primavera ha incassato 45 milioni di euro, quindi vuol dire che se giovani di Ren. Per adesso l'affare secondo me l'ha fatto la Roma, in futuro può darsi che l'abbia fatto il Milan. Un'ultima considerazione sull'Inter, è stato un precampionato assolutamente da dimenticare. È un anno, fra un po' che fa esperimenti. Io mi auguro che sia tiri le file e venga fuori una squadra non dico da vincere lo scudetto, ma da lottarci almeno sì. Sennò sarebbe una grossa delusione. Da simpatizzante interista dispiaciuto per la partenza di Kovacic? A me personalmente, insomma, ne abbiamo già parlato, ma non so che giocatore è. Si vede che ha tante doti, però ancora Non è riuscito a esprimersi, secondo me. È un campione? Il tempo lo dirà. No, la cifra a cui è stato venduto comunque 35 milioni. Ha fatto bene.